Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi, come vi avevo spoilerato nell'ultimo video, andremo a provare insieme una delle ultime collezioni di Glam Light, ovvero la collaborazione con Icy. Questa è la mega box contenente le due palettine della collezione, ovvero Blue Raspberry Palette, tutta sui toni del blu e azzurro, e Cherry Palette, ovviamente tutta super rossa e rosata. L'iconico bicchiere di Icy e tre bellissimi gloss raspberry e azzurrino con tutti i riflessini duochrome lilla rosati. Cola è un bellissimo marrone con tutti i riflessi dorati. Ed infine Cherry, ovvero un bel rosso sheer. Per chi non lo conoscesse, Icy è un brand famosissimo americano che produce ghiaccioli e soprattutto granite. Questa collezione, vi devo dire la verità, appena l'ho vista dalla loro pagina Instagram mi è ispirata subito tantissimo. Soprattutto le palette, che sono colori che a me piacciono veramente tanto. Come al solito io ho già applicato la mia base per occhi e mi sono avvicinata un pochino per farvi vedere meglio il look. In realtà vorrei utilizzare entrambe le palette, magari fare un occhio rosso, un occhio azzurro, magari un po' mischiati, non lo so. Avevo in realtà trovato una foto con queste due palette di un look che mi ispirava tantissimo dalla pagina, se non sbaglio, proprio di Glam Light. Solo che ho notato che quando c'è una collezione loro riempiono la loro pagina con video, foto di quella collezione in particolare, e quando poi arriva quella nuova ne tolgono la maggior parte, tipo tengono soltanto le principali, quindi non trovo più quel look. Ho portato anche queste due palettine magari per andare ad aggiungere un po' di dettagli. Mi sono anche finalmente ricordata di lavare i pennelli, quindi oggi non avrò problemi per trovarne dei puliti. Vado con un pennellino a punta a prelevare Treat e lo applico verso la fine dell'occhio. Ovviamente sto già notando, come al solito, ha una qualità impeccabile. Ovviamente se qua sotto viene male non è un problema, perché dopo lo andremo a correggere. Vado ora con un altro pennello più ampio a prelevare Wild Cherry, ovvero questo rosso super bellissimo, e lo uso per andare a sfumare Dritto. Vado ora con un altro pennellino sempre a punta a prelevare Blue Raspberry dalla Raspberry Palette, appunto. Anche qua il colore sembra molto bello, e lo vado ad applicare nella parte più interna dell'occhio. Vorrei fermarmi più o meno qua, perché nella parte proprio interna vorrei applicare magari Frozenated. Ok, questo non è pieno, cioè da lì lo sembra un po' di più in realtà. Non è super pieno, è un po' più stratificabile, infatti sì, passandolo due volte, io lo picchietto sempre, diventa molto più intenso. Comunque non è male come cosa, soprattutto se si ha le prime armi e non si vuole avere il macchione da subito. Vado di nuovo con un pennello ampio e vado a sfumare. Magari anche qua per la sfumatura vado già un pochino con Frozenated e lo porto fino nella parte più interna. Vado ora con la mia fidatissima Jumbo Eye Pencil di NYX nella colorazione Milk. Ormai non ha più punta, poverina, e non so come farcelo. E vado a ricreare una cut crease. Non arrivo fino in fondo come faccio di solito, mi fermo più o meno a metà. Prendo ora un pennellino super mini e vado a sistemare meglio la situa, perché chiaramente con una punta così non è che sia sempre facile. Una volta ottenuto questa situa bella sfumata, direi che possiamo passare agli shimmer. Come al solito vi consiglio di utilizzare o le dita o, se come me avete le unghie super lunghe, questi pennelli sono perfetti. Inizio applicando un pochino di refresh nella parte più esterna. Guardate quanto brilla. E vado ora dalla Cherry a prelevare Sweet, questo più scuro, per andare a sfumare un pochino la fine, per non avere questo stacco che non è proprio bello. Sono andata ad intensificare blu e rosso fino ad ottenere quasi un nero. Vado ora con Frost, non vedo l'ora di utilizzare Chilling nell'altro occhio, secondo me è molto bello. E lo applico subito attaccato a Refresh, ovviamente cercando di andare anche un pochino a sfumarli. Dopodiché ripasso alla Cherry e vado con Fruity. E come ultimo colore vado con Color Full Tongue. Lo applico proprio fino nell'angolo interno. Come potete vedere si sono sfumati tutti molto bene, quindi direi di passare all'altro occhio. Vado a prelevare sempre con il pennello che ho utilizzato prima per fare la parte più interna matte, con Melted, ovvero il più scuro matte, e faccio praticamente la stessa cosa che ho fatto nell'altro occhio. Vado anche con un pennellino un po' più piccolo e rigido per avere più intensità. Ed ora con un pennello ampio vado a prelevare Blue Raspberry e lo utilizzo per andare a sfumare Melted.
Passo ora di nuovo alla cherry e vado di nuovo a riprendere Wild Cherry. Come prima per il blu lo applico nell'angolo interno. E anche qua vorrei fermarmi un po' prima dell'angolo interno, perché lì vorrei andare a applicare quello ancora più chiaro. Riprendo il pennello che ho utilizzato prima per sfumare di qui il rosso e vado con Cool Taste, che lo utilizzo sia per sfumare il rosso qui sia nell'angolo interno. Wow, questo nonostante sia un colore pastello è veramente forte. È andato persino a coprire Wild Cherry. Vado con un pennello pulito da sfumatura a togliere un pochino di intensità almeno nella parte più interna, anche se in realtà abbiamo più o meno la stessa intensità, ovviamente con due colori diversi. Quindi vado di nuovo a riprendere Wild Cherry e lo riapplico per intensificarlo un pochino. Come prima Cat Grease e vado ad applicare Frosted Cherry, che vi devo dire sembra il colore meno brillante della palette. Vediamo una volta applicato. Sì, in effetti non è super brillante, è bello intenso però. Come prima vado a sfumarlo per bene. Raga, comunque Frosted Cherry si applica benissimo anche con un pennello a lingua di gatto. Passo ora di nuovo a Fruity ed ora Frost e Chillin. Metto ora in pausa le palette e vado a prendere questa di Suva. Come al solito per fare questi lavori uso sempre il setting spray. Beh, raga, che dire, anche una lente rossa ci sarebbe stata benissimo. Peccato non averle. Comunque, giunti a questo punto, interrompo, vado a fare la base out of camera e torno. Sono tornata con il look occhi terminato e anche la base fatta. In realtà devo ancora applicare l'illuminante e vi aspettate perché voglio fare una cosa un pochino particolare. Siccome ho questa palette che ha sia un azzurro, un po' lillino, però vabbè, azzurro, e un rosato, rossino, dai, va bene. Direi di mettere uno da una parte e uno dall'altra. Direi di incominciare con quello rosato, perché l'altro, come potete vedere anche dalla cialda, è proprio più scuro, quindi non vorrei che magari dopo andasse a macchiare il pennello prima di mettere quello più chiaro, quindi. Meraviglia. Mi piacciono un sacco gli illuminanti di questa palettina di Sephora. Non so se la trovate ancora in store, nel caso vi consiglio un sacco di prenderla. Sono mega validi sia i blush sia gli illuminanti. Gli illuminanti, come potete vedere, a parte questo, gli altri hanno colori un po' più particolari. Però ci sta, secondo me, nella makeup collection avere anche illuminanti non proprio base base. E anche per quanto riguarda i blush, questo è super versatile. Ce l'ho anche in questo momento, lo mettete praticamente con tutto. Questi invece sono un po' più particolari, però come per gli illuminanti, secondo me ci sta averli. Ok, questo mi ha fatto anche un pochino macchia. Va bene, però raga è mega power. Aspettate che provo a farlo diventare un filo più soft. Mi ha fatto un sacco macchie, che peccato. Cioè, me lo potevo aspettare in realtà perché è super particolare come colore. E anche proprio già dal pen si vede che è scuro. Ad esempio, per dirvi, ne ho appena preso uno di Jeffree Star, che tra l'altro lo devo ancora provare, però ne ho altre della stessa linea, quindi so più o meno come si comporta. E comunque è viola, però ha riflessi viola. Di base è bianco trasparente. Questo anche appena lo vedete dal pen è super colorato, super azzurrino, lilla. Indossato è più lilla che azzurro, eh. Provo a smorzarlo un pochino anche col pennello della Cipria. Mi piace un sacco l'effetto super sparaflescioso come in questo caso, eh. Solo che non mi fa impazzire, non mi piace proprio il fatto che mi faccia macchia una volta che visto da davanti. Ok, abbiamo attenuato la Ma siccome sono super extra e non mi andava per niente l'idea di avere una parte di illuminante super sbrilluccicosa e una no, sono andata a prendere Glaciazione di Neve Cosmetics. Come potete vedere, ha un po' il concetto dell'illuminante di Jeffree che vi stavo dicendo poco fa. Situazione decisamente migliorata. Diciamo che secondo me l'illuminante azzurro lilla della palette di Sephora è perfetto se avete la carnagione scura, perché su una carnagione chiara, come avete visto, si vede un sacco decisamente meglio. Bene, ora sono proprio più in pace con me stessa e direi che possiamo passare alle labbra con il look di oggi. Ma direi che ci stanno bene tutti. Però credo di voler provare Cherry. Raga, il profumo! No, raga, è profumatissimo. Questo è lo scovolino. Non so se riuscite a percepirlo, però in mezzo c'è tipo un taglietto. Credo che serva per andare a prelevare più prodotto. Cioè, sì, sa proprio di caramella alla ciliegia. Che buono! Cioè, si chiama Cherry, quindi me lo potevo anche aspettare. Direi di andare ad applicarlo. Lo vedo già che è super sheer, infatti. Una volta applicato, è un gloss. Profumato, però. No, vabbè, è buono, cioè, ci sta, mi piace. Essendo che comunque è un filo rossiccio, aspettate che ve lo swatch anche sulla mano. Credo che lo utilizzerò un sacco. Una volta che finirò quello che sto utilizzando adesso, che mi piace utilizzarlo, tipo
quando sono struccata prima di fare dei video o dei reel. Come potete vedere, sì, è trasparente con una base comunque rossiccia sulla mano, si vede molto di più ovviamente. Direi comunque di toglierlo. Aspettate che prima che mi dimentichi volevo andare ad applicare White Cherry, che non abbiamo ancora utilizzato, nell'angolo interno di entrambi, penso. Della palette azzurra non ce n'è in realtà uno così bianco con i riflessi azzurri. Avrebbero potuto metterlo, secondo me sarebbe stata una bomba. Però niente, non ce l'abbiamo e quindi ci arrangiamo. Vado a prendere un pennellino. Ok, come per l'illuminante, cioè in realtà ci somiglia un sacco all'illuminante. Non è rosso, ha più una base rosa. Si capiva già in realtà anche dal pen. Comunque bellissimo, cioè anche sul rosso trovo che stia molto bene. Ritornando alle labbra, sempre per rimanere in tema Glam Light, andrò ad utilizzare Red Velvet, che è questo bellissimo rossetto liquido. Vado ad aiutarmi col contorno labbra con Teatro di Neve Cosmetics. Non credo in realtà sia proprio la stessa tonalità, però ce la facciamo andare bene. In realtà come abbinamento pensavo peggio, perché alla fine direi che è abbastanza azzeccato. Nel frattempo che si asciuga Red Velvet, direi che possiamo passare ai final toes per le palette. Ve le faccio rivedere, eccole qui. Allora raga, che dire, io le ho amate, ma ne ero abbastanza certa perché io amo Glam Light, trovo che abbia sempre una qualità pazzesca, i matte super burrosi, super sfumabili sia da soli sia tra di loro, gli shimmer meravigliosi. Nonostante Chillin sia forse il mio colore preferito fra le due palette, la mia preferita forse potrebbe essere Cherry, ma questo è semplicemente un mio gusto personale perché io amo tantissimo i rossi. Come avete potuto vedere anche la blu è fenomenale, e alla fine dipende un pochino che cosa preferite voi. Però sì, Chillin direi che supera anche i colori della Cherry. È stupendo, non vedo l'ora di farci un look con questo colore protagonista. Come al solito io Glam Light ve la stra consiglio, e come vi avevo già detto anche in un altro video, se non volete comprare dal sito ufficiale di Glam Light, che è americano, a dogana, potete benissimo trovare qualche prodotto anche su Maki Beauty, che è un sito spagnolo e non ha dogana. Ovviamente non ha le intere collezioni con PR boxes e magari alcune chicche più particolari, però comunque se vi va di provare una palette lì, comunque sappiate che ne hanno. Possiamo passare al gloss. Troppo di caramella. Eccolo qui applicato su un rossetto rosso, secondo me è stupendo. Ma penso in realtà su qualsiasi altro rossetto, perché come avete potuto vedere quando l'ho indossato da solo è praticamente trasparente. Bellissimo, fa un effetto veramente bello. Poi se vi piacciono le profumazioni dolcine sapete che un po' si sente. Quindi nulla raga, io direi che per questo video è tutto. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo look, se vi ho fatto venire voglia di provare queste palettine. Come al solito vi ricordo di andare a dare un'occhiata giù nell'info box, perché lì troverete tutti quanti i link per andare a seguirmi anche sugli altri miei social. Io vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!